Ragazzi, ciao a tutti, Nick, bentornati qua su Euro Truck Simulator 2. Ragazzi, oggi sono qui da solo perché Poddy non è potuto venire. Mi ha detto, se ce la faccio, ti avviso, non ce l'ha fatta. Quindi è andato fuori a passeggio, non lo so, quindi oggi Nick lavora da solo, quindi meno danni, diciamo, dai, senza Poddy meno danni. Allora, raga, lavoro autonomo, vediamo dov'è che sto, qua sopra, vediamo se c'ho un lavoretto non troppo lungo, qualcosa di così così, che oggi, raga, sto a pezzi. Oggi, raga, sto un po' a pezzi. Facciamo oggi un viaggetto non troppo lungo, raga, perché non ho dormito granché. Ho dormito veramente poco e ogni minimo rumore mi spaventa oggi. Quindi, insomma, ho avuto una nottataccia, come penso avete anche sentito al telegiornale. C'è stato il terremoto qua da me ieri notte alle 2:30 circa di notte. E insomma, raga, è stato veramente brutto e insomma ho dormito poco e niente e adesso sono stanco morto. Però comunque un viaggetto, ho pensato, ce lo possiamo fare perché comunque non è impegnativo. E così magari vi racconto un po' com'è andato questo terremoto, no? È brutto, io stavo quasi per addormentarmi, raga, quando comincio a tremare tutto il letto. Una cosa veramente, pareva tipo un tuono di quello fortissimo, no? Come quando ci stanno i tuoni che te trema la casa, però naturalmente tremava veramente la casa. È stato abbastanza brutto. E niente, tutta la notte svegli naturalmente, perché uno non sa che cosa aspettarsi. Comunque siamo rimasti a casa perché per fortuna casa non ha subito nessun tipo di danno. Quindi siamo rimasti a casa, però vicini all'uscita, che male che va, boom, male che va, scappamo, abbiamo pensato. E comunque per fortuna non è successa nessuna scossa peggiore della prima, per fortuna. E vabbè, insomma, e poi niente, non ho dormito, raga, perché io c'ho vicini poco rispettosi, oltretutto. Praticamente sono andato poi a letto che erano tipo le 6 e alle 9 di mattina il mio vicino di qua sopra si mette a martellare, giustamente, no? Fallo il giorno dopo che magari la gente non ha dormito, no, si mette a martellare, va bene. Arriva il pomeriggio, mo mi corico, dico dormo un po', alle 3 di pomeriggio si ripiglia a martellare. Io lo volevo martellare a lui da qualche altra parte. Però, raga, evitiamo ulteriori problemi. E quindi non ho dormito, perché sennò oggi avrei dormito volentieri un po'. Ma siccome c'ho il vicino che qualche giorno veramente, non lo so io, il nervoso, raga, il nervoso, che poi purtroppo è pure un mio parente. Io lo chiamo vicino, ma è pure un mio parente, molto vicino, ma siccome è uno di quello S iniziale e O finale, quindi molto S e molto O finale, quindi champerd. E non ho dormito e speriamo che non si metta a martellare pure di notte, perché sennò lo martello io poi. Ma comunque facciamoci sto viaggetto, anzi a dire la verità ancora devo prendere il carico. A do caspita l'ho trovato sto carico, sarà qua in zona. Comunque, raga, qui da me in paese tutti con la, cioè stanotte, cioè ieri notte tutti quanti che andavano, non si sa dove andavano, tutti con la macchina. Sì, vabbè, si sono messi molti parcheggiati da qualche parte in auto, cioè sembrava quasi, erano le 3 di notte ma sembrava come se erano le 8 di sera, no, che c'è buio. C'era un via vai pazzesco di macchine. Ma per fortuna che non è successo niente comunque. Niente di niente. Meglio così, naturalmente. E che vogliamo fare? Purtroppo. Cose che possono succedere. Speriamo che non risucceda ancora peggio. Di magnitudo più brutto. A
quanto ne so era magnitudo 4.8, 4.6, boh, non mi fa la multa, eh. Accidenti, stavo andando pure veloce. C'era la polizia. Allora, me lo date sto carico? Che poi incredibilmente è stato forte il terremoto, e per fortuna la casa non ha subito danni e non è caduto niente. In casa mia, raga, non è caduto assolutamente niente, né un vaso, cioè i vasi sulle mensole, niente. Una cosa veramente, sono rimasto come dire, mazza, io pensavo, mo chissà che trovo in casa, tutto giù per terra. Non è successo niente, contentissimo di questo, naturalmente, non mi lamento affatto, sono rimasto veramente basito, no? Basito. Allora, me lo date sto carico, che sono passati 6 minuti e ancora non ho preso neanche il carico. Alla cava di ghiaia, credo. Dov'è? Ah, no, ah, già, vero. Devo prima accettarlo e poi me lo danno. Allora, lavoro autonomo. Questo accetta. Che poi alla fine ho detto faccio il lavoretto veloce, così poi vado a letto un po' prima, magari, no? Alla fine sono passati 6 minuti, solo per arrivare qua. Va bene, dai, resisterò oggi come minimo. Ho bevuto 5 caffè. Ovviamente sto registrando il giorno prima. Io sto registrando ieri. Per voi, io sto registrando ieri, no? Quindi per me, per l'appunto, ancora non sono neanche passate 24 ore dal terremoto. Ma per quello sono stanco, naturalmente. Perché, ovviamente, nel momento in cui voi vedete il video, per me, se tutto va bene. Magari mi sono già riposato, spero, no? Allora, agganciamo. Fatto? Ah, penso di sì. Ah, l'uscita teoricamente è qua da qualche parte. Ehi, come va? T'a posto? Sei girato per guardare a me? Tipo, più o meno. Tutta la strada qui tutta scassata. Mo' comincia a tremarmi tutto il volante. Andiamo. Ok, guadagno l'uscita e ce ne andiamo mazza come trema qua. Ok, che queste strade sterrate ti massacrano, perché poi ragazzi il volante simula pure la strada, no? Quindi c'ho tutto il volante che trema, c'è il volante tutto che trema perché la strada è sterrata e non passa nessuno tanto di qua. Ok. E andiamo, va. Allora cominciamo questo viaggetto, raga, facciamoci questa passeggiata col camion. E niente, raga, niente. Per il resto, diciamo tutto bene. Per il resto tutto bene. Meglio così. Ok, e niente, che vi posso raccontare più? Che vi posso raccontare? Ah, beh, devo pubblicare un altro video per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, perché ora sono pannelli, è arrivato il secondo pannello, un altro pannello da 50 watt, l'ho già montato, ho fatto il video, però lo devo ancora editare, eccetera, eccetera, eccetera. Però ho già messo il secondo pannello, bello, funziona tutto bene. Mo passa l'autobus. Vado. Funziona tutto bene. Mo' c'ho 100 watt di pannelli in tutto, raga. Ho anche cambiato i fili. Ho messo i fili quelli buoni, quelli grossi. Ho messo un altro. Ho messo l'altro coso là, come si chiama? L'altro fusibile. E insomma, ho fatto un po' di cambiamenti, un po' di miglioramenti. Ora poi vediamo. Appena un po' di tempo edito il video. Ma il tempo c'è, diciamo, però dipende. Dipende da quello che devo portare. Qui non passa nessuno, vero? Più o meno. Allora, che velocità massima qua? 70. Mettiamo il cruise control. E così magari non mi fanno la multa.
A posto, raga. Mo stanotte vediamo se piglio sonno, raga. È brutta, 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 brutta. Speriamo che mi addormento. Anzi, beh, speriamo. Speriamo che mi addormento, va, perché c'ho sonno, cavolo. Speriamo sì. Ho dormito in tutto forse 3 orette. Scarse. 3 orette scarse. Che poi l'epicentro del terremoto, voglio dire, abbastanza vicino a casa mia, quindi la scossa l'ho sentita benissimo, l'ho sentita piena. Cammino, si è fermato proprio. Namo, non piglia il palo. Ok, autostrada limite di 90. Dai, dammi sto limite di 90 che voglio da gas. Passa qualcuno? In lontananza. Ah, qui il limite è di 80. Beh, sempre meglio di 70. Ok. E poi, raga, pure il maltempo, eh. Pure quello, 3 giorni di pioggia ha fatto, anzi, diciamo ieri per voi. Ieri invece qua c'era un bel tempo, almeno quello. C'era il sole. È stata una giornata comunque soleggiata. E almeno ho anche potuto vedere un po' come andava il secondo pannello. Perché ovviamente con la pioggia non producevano niente i pannelli, completamente zero. C'erano delle nuvole di quelle pazzesche. Sembrava di stare di sera altro che di giorno. Che è successo qua? Oh, questo si è schiantato, che è? Poveraccio. Teoricamente non dovrei fermarmi in autostrada, ovviamente. Però vabbè, per noi è lecito. Guarda, mi sorpassano pure i camion. È incredibile. Mazza, oh, la macchina l'ha proprio scassata questo. Stava una macchina. Vabbè, sì, vado, vado, ho capito. Oh, hanno migliorato l'intelligenza artificiale, me sa, raga. È incredibile, mo ti sorpassano. Mo non aspettano più dietro, Hanno fatto dei bellissimi aggiornamenti a quanto pare. Mo addirittura vedono che stai fermo, pop, e passano. Mazza. Sto gioco va avanti. Difatti gli chiedevo a Pod, ma quando è che fanno Euro Truck Simulator 3? Non lo faranno, perché miglioreranno sempre questo. Va bene. Almeno mi risparmio di dover comprare il terzo. Se vogliono aggiornare questo, ce l'ho già. Vabbè, ovviamente poi mettono i DLC, quelli te li fanno pagare, ovviamente, perché devono guadagnarci, no? Sulle cose nuove che mettono, ovviamente devono guadagnarci, quindi te lo fanno pagare. Però, se fanno aggiornamenti dell'intelligenza artificiale, quella se la becca chiunque. Però gli aggiornamenti grafici, quelli sono tosti, perché comunque il gioco rimane quello. Il gioco è sempre questo, non è che cambia più di tanto. Gli aggiornamenti grafici, mi sa che ci vuole il motore grafico nuovo. E mi sa che quello non è facile da sostituire, mo qua. Direi proprio di no, credo, o più o meno. Non lo so. Non lo so. Beh, io comunque sto rispettando i limiti. Quindi a me la multa non me la fanno. Che già me ne hanno fatte pure troppo in passato. E mo sto tizio qua davanti a me che non va ad 80. Che è un altro incidente? E che sta a succedere oggi qua? Ah no, l'hanno fermata, la polizia l'ha fermato. Hai visto? Andava veloce lui, l'hanno fermato. Göteborg. Però effettivamente era bello se la polizia ti faceva proprio accostare. Se la polizia ti faceva proprio accostare qua nel gioco per farti la multa era ancora più bello. Però non lo fa, no. Stanno a fare le balle di paglia qua, raga. A proposito, io ancora c'ho problemi su farming. Se schiaccio control mi si bugga tutto. Io non capisco il perché.
Stavo pensando che magari a qualche mod, magari ho pensato, ma non lo so. Difatti sto a fare delle prove in un'altra partita per vedere se è una qualche mod, ma boh, quel problema assurdo là. Ma vabbè, che ormai tra poco finalmente esce Farming Simulator 19, raga, non vedo l'ora. Finalmente, dopo 2 anni. Però mi sa che il prossimo anno, se ce la faccio, magari proverò a portare il Farming quello per tablet, che l'ultimo l'ho proprio saltato completamente. Vabbè che non c'ho neanche il tablet, raga. Non ho neanche il tablet, il mio si è rotto. Si è gonfiato come un pallone il mio tablet. Si è rotta la batteria e praticamente è gonfiata. E quindi, se si gonfia di più quella batteria, c'è il rischio che piglia a fuoco pure il tablet. Comunque, va, insomma, per ora sono senza tablet, ma uso il telefono. Però, chiaramente, se in futuro dovesse interessarmi fare coso lì, come si chiama? Farming eventualmente 20, in quel caso mi servirà. A meno che non si può giocare da PC con i... Cioè, si può giocare da PC con i giochi per tablet, però i controlli quelli non lo so se poi li posso configurare con la tastiera come voglio io. Ma questo poi si vedrà in futuro. Per il momento aspettiamo Farming 19, che ormai questione di un mese qualcosa, raga. E non vedo l'ora di vedere le novità. Voglio proprio vedere le novità. Sono troppo curioso. Allora, Trelleborg. Pensavo che dovevo pigliare il traghetto, no, ho sbagliato invece, non... ho preso la parte ovest, no? Sì, stiamo andando ad ovest. Ci siamo! 300 metri, stazione di rifornimento, no, io il carburante ce l'ho. Il carburante ce l'ho. Non ho questa necessità, ma volendo quasi quasi famo il pieno a prescindere, raga. Metti che poi me lo dimentico e rimango a secco. Invece così ce l'ho il pieno e chi se ne frega. Perché sennò se poi non ci penso la prossima volta rimango a secco. Allora, spegni. Tutto il contrario, ho sbagliato tasto. Allora, famo il pieno, raga. E quanto caspita è? Ah, 300 litri, ammazza. Ok, se parte. Teoricamente abbiamo fatto abbastanza in fretta. Ah, ovviamente. Qua non... Ah, sì, qua qualcuno passa ogni tanto. Allora, torniamo in autostrada. Ah, mi sa che questo non mi fa uscire, cavolo. Mi fa uscire. Grazie, collega. Ti ringrazio. Sono molto gentili, raga. Un altro incidente. Oh, ma è possibile che in questa autostrada... Beh, 2 incidenti e una macchina della polizia. Questo è proprio un incidente. Ammazza, oh. Questa strada è pericolosa. E dire che è bella, asfaltata, pulita. Non c'è manco un po' di nebbia, non c'è niente. Boom. Incidenti senza motivo. Allora, andiamo piano qua che mo'. Qua non posso andare veloce. Qual è il limite qua? Sempre 80? E come faccio ad andare ad 80 qua io? È impossibile. Ok, qua non passa nessuno, credo. Bene, Malmo. Ah, si va a Malmo. C'ero già stato, credo, sì. Al Malmo ci siamo già stati. Semaforo. L'unico, credo. Mazza. Ok, grazie. Allora, ma dove cacchio è? Ah già, qual è il limite qua? Oh, prima che lo supero. Qua il limite è 50. Vado.
Ok. E meno male che non è come su Bus Simulator, che lì la freccia la devi accendere per forza, perché se te lo dimentichi là ti dà la penalità. Qua non è necessaria la freccia, è giusto perché è realistico farlo. Ma la freccia su Euro Truck non serve praticamente a niente, credo. Non, ma penso che neanche l'intelligenza artificiale, forse. Forse l'intelligenza artificiale la considera qualche volta, forse. Ah, ma stiamo tornando in autostrada. Dove è che sto andando? Scusa. Io pensavo che stavo arrivando. Ah, beh, più o meno stiamo per arrivare. Ok. Guarda che razza di rotonda. La freccia, polizia. Ok. Mazza che strada che abbiamo qua. Ma devo entrare in cantiere. Ecco che devo fare. Ica, no Ikea, Ica. Ica. Ok. Ci siamo, mi è andata bene. Nessuna multa, nessun danno, nessun poddi. E se c'era lui il danno era assicurato. Anche se nell'ultimo gameplay che ho fatto insieme a Poddi si ribaltava da solo. È stato veramente un gameplay quello incredibile. Per una volta Poddi faceva tutto da solo e mi ha veramente lasciato di stucco. Ma sai che questa è la prima volta che vengo qua, eh? Allora, dov'è che vo' scarico? Ah, cacchio, devo proprio fare la manovra. Danno semirimorchio 2%. E quando è che ho fatto sto danno? Ah, aspetta, forse possiamo fare una cosa. Vediamo un po'. Ci hanno messo sto dannato cartello qua per rompere le scatole. Però, ecco, vedi, se io giro qua. Ah, la risolviamo facile facile. Piano piano, piano piano. Piano piano, si fa per dire, sempre storto dietro. Allora, mo raddrizziamo, eh. Una parola. Ok. Dai che ce la fa Nick, che ormai è diventato un esperto nei parcheggi. Va bene così? Mi sa di no. Quanto siete complicati. Mo' dai che così dovrebbe andar bene. Così va bene. E andiamo. Ale. Un po' più avanti. Ok. A posto. Sgancio. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Ottimo lavoro. Ma io sto 2% di danno. Dov'è che l'ho fatto? Anzi, 1,1. Non ci ho proprio fatto caso. Boh. Beh, comunque sia, raga, alla fine il gameplay non è che è stato proprio corto corto, anzi è stato abbastanza normale. Però almeno non mi sono addormentato alla guida, è già qualcosa. Quindi, ragazzi, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Come sempre, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ragazzi, ci becchiamo presto. Ciao, alla prossima!